Una delegazione di 40 sindaci del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è partita questa mattina per raggiungere la capitale e incontrare il ministro Cingolani per scongiurare la perdita dei fondi destinati al territorio cilentano per la metanizzazione. Presente all'incontro anche il primo cittadino di Cicerale, Gerardo Antelmo. Cicerale ha già completato l'opera e il metano è realtà, dice il sindaco. Porterò dunque al ministro la voce della solidarietà ai colleghi sindaci e alle relative popolazioni. Il Cilento, conclude Antelmo, non può perdere il treno di un'importante infrastruttura che porterà il territorio in Europa. Cicerale è tra i pochissimi paesi del Cilento già metanizzati. Abbiamo già completato le opere, ma oggi sono qui per sollecitare il ministro per far sì che tanti comuni del Cilento, circa 70, non perdano l'ultimo treno per arrivare con un'importantissima opera verso l'Europa. C'è la forte preoccupazione che le risorse della metanizzazione entro il 2022 non saranno spese. Questa mattina siamo qui per sollecitare il ministro di risolvere questa problematica che interessa 70 comuni dell'area del Cilento, che è l'ultima d'Italia che non è stata metanizzata. Perché non riparte la metanizzazione nel Cilento? Non siamo più in grado di approvare progetti, lo dice il consigliere regionale Luca Cascone. Presente questa mattina a Roma con la delegazione di sindaci del parco. I sindaci del Cilento che sono qui al Ministero, ex Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, sono qui per chiedere perché non riparte il programma di metanizzazione del Cilento. Dopo un grande lavoro fatto di concerto con la Regione, 2 anni fa si è bloccato praticamente tutto, non siamo più in condizioni di approvare progetti, di pagare SAL. Il MEF sta anche mettendo in discussione la copertura finanziaria di un progetto fondamentale per la crescita e il rilancio economico dei nostri territori. Siamo qui per chiedere che qualcuno si interessi definitivamente a questa che è un'assurdità italiana. Ci sono i soldi, ci sono le imprese che devono realizzare, ci sono le autorizzazioni dei comuni della regione, ma non c'è più uno sblocco da parte del Ministero sui contenuti progettuali, sulle proroghe e sull'approvazione dei saldi.